Pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio tifosi napoletani, juventini, romanisti e chiunque veda questo video, buon pomeriggio. Oggi voglio parlare delle differenze della Roma e del Napoli. Partita che ci sarà alle 15 allo Stadio San Paolo. Le differenze sono sotto agli occhi di tutti. Roma sulla carta, non mi vergogno di dirlo, è più forte. La Roma è più forte a centrocampo e in difesa, non a caso ha subito solo 4 gol, mentre noi 12. Però noi siamo molto più forti in fase offensiva. L'unica cosa che mi fa, diciamo, mi fa sorridere è che la Roma contro le squadre più forti o di poco più deboli, o almeno sulla carta, ha sempre sofferto. Ho perso. Sofferto contro il City, perso contro Bayern Monaco e Juventus, pareggiato e sofferto contro la Sampdoria, che ha giocato un calcio provinciale. Però è anche vero che la Roma veniva da una partita di Champions e quindi fisicamente stava molto a terra. Poi, attenzione, con questo non voglio sminuire la Roma assolutamente e non sto paragonando il Napoli al Bayern Monaco, assolutamente no. Però ce la possiamo giocare, soprattutto perché la partita sta allo Stadio San Paolo, dove la Roma l'anno scorso ha rimediato ben 4 patane, sia in Coppa Italia che in campionato, senza fare un gol. Io sono fiducioso. Basta, non c'è nulla da dire. Sabato sicuramente ci saranno laziali e juventini interessati alla partita, però a me non me ne frega. Noi pensiamo a noi, pensiamo a fare una bella figura, pensiamo a vincere. Perché io voglio vincere quella partita. Questo è. Parlando di argomenti extra calcistici, la madre di Ciro Esposito ha detto vorrei un gemellaggio. Vorrei che Totti e Higuaín si abbracciassero. Gemellaggio con la Roma. A me non mi fa né caldo né freddo. Però il primo passo lo devono fare loro. Perché loro hanno iniziato questa guerra, incominciando dal 3 maggio, dove quel Gastone, ultraromanista, ha sparato e ha ucciso Ciro Esposito. La cosa che fa incazzare molto è che successivamente a quell'episodio, gli ultraromanisti, non dico tutti, ma una buona parte, non dico 15.000, 20.000, ma 200. 200 persone minimo hanno omaggiato De Sanctis scrivendo che bello un napoletano in meno, De Sanctis libero. Allora, quello che vorrei spiegare sinteticamente è che in Italia il calcio viene visto come una guerra e questo è sbagliato. Le offese va benissimo, nello stadio va benissimo, sfottò senza superare il limite, nello stadio perfetto, va bene perché il calcio è competizione, il calcio è contrasto tra tifosi per vedere chi vince e chi perde, rosica tu, rosica meno. Però fuori allo stadio, amici come prima, basta. Cioè, io personalmente non ho problemi andare in birreria e a bere una birra con un tifoso non napoletano dopo la partita. Non ho nessun problema. Ma proprio, cioè, che in fondo siamo tutti umani. L'unica cosa differente, tifiamo la squadra diversa. E proprio per questo ci facciamo una guerra. Ma sim stronzo. Cioè, io boh, capisco, cioè, cerco di capire l'ultra, i suoi ideali, i suoi, lo stile di vita, lo rispetto, però
Però sto fatto che vai fuori allo stadio e vai a menare solo perché ti fa una squadra diversa. C'è, ma si strunza. Poi sto fatto del taser alla polizia. Cioè, non so che dire. E non voglio approfondire questo argomento perché già l'ho detto a mio amico. A me certi comportamenti fanno schifo. Ok, stare dentro allo stadio e sfottersi e offendersi senza superare il limite a vicenda. Però fuori allo stadio. Basta, è finita là, basta, stop. Cioè, quindi, ritornando a sabato, io sono fiducioso. Lo stadio sarà pieno, quindi la Roma non solo dovrà affrontare 11 giocatori, ma tutta Napoli. Allo stadio, se sei occasionale o tifoso abbonato o tifoso che è andato alla che ha comprato il biglietto perché vuole andare a vedere, a tifare la gara, non mi interessa. Però l'unica cosa che voglio è che intorno al 36-40esimo non voglio vedere che le persone, dopo aver visto questo spettacolo, questo teatrino, se ne vanno. Quindi, perché hai comprato il biglietto? A sto punto vai al cinema e vai a vedere un film. Mo stai fuori nevica, vai a vedere il film invece di comprare un biglietto. Quando ci poteva essere un altro tifoso a comprarlo e andare allo stadio per starci fino al 95esimo. Perché non è possibile. Come a te lo spettacolo non ti piace? Travaio, non penso, lo sopporti fino alla fine, lo sopporti fino alla fine. Perché abbandoni lo stadio? La scusa più classica, abbandono lo stadio perché ho paura di perdere la Cumana. Paura di perdere la Cumana, mezzi pubblici, ho paura di trovare traffico. Cioè, motivi stupidi pur di non stare nello stadio a sostenere la squadra. Ripeto, allo stadio si va per tifare, non per guardare. Non come se stessimo andando al teatro. Allo stadio si fa per tifare. I giocatori hanno bisogno di te, di noi, di tutti, del nostro sostegno, del nostro coro, dei nostri incitamenti. Perché se abbandoni la nave, sei solo un codardo. Un codardo e vigliacco. Detto questo, spero che sabato sia una bella partita, equilibrata, cattiva agonisticamente parlando. Spero in un bel risultato per noi. Non ho più niente da dire, spero solo che San Gennaro ci dia una bella mano e che venga ad aiutare Rafael. Aiù! Ci vediamo sabato sera per il prossimo video. Se vi è piaciuto questo video commentate, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, in descrizione metto il link della mia pagina su Facebook, fate sapere a tutti che esisto, facciamo crescere, fatemi crescere, quindi vaio, speriamo per sabato, va, forza Napoli, ciao!